Buonasera a tutte e tutti, benvenuti al ciclo di conferenze Energia, Società, Ambiente tra passato, presente e futuro. Vedo un po' di facce nuove, quindi vi dico due parole su questo ciclo di conferenze che è al sesto incontro. Abbiamo iniziato in ottobre e continueremo fino alla fine di maggio. Trovate il programma sul sito uits.it. È un ciclo di conferenze che nasce dall'incontro molto fortuito, un po' casuale ma non troppo, tra diversi dipartimenti e centri di ricerca triestini: Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Studi Umanistici, SISSA, Media Lab, Comitato Nucleare Ragione, Nuclear Italy Research Group, e con l'idea di sfruttare un po' la specificità di Trieste e coinvolgere un po' tutte le persone, molte persone che a Trieste si occupano di energia da diversi punti di vista. Quindi abbiamo avuto ospiti da discipline davvero molto differenti, con approcci diversi, però sempre su questo tema così attuale che è il tema energetico, che ovviamente ci coinvolge tutti in maniera molto diretta e quotidiana. Oggi abbiamo Pierluigi Todaro del Comitato Nucleare Ragione, ma non solo. Pierluigi è attualmente docente di Sistemi e Reti, Gestione, Progetto e Organizzazione d'Impresa all'Istituto Tecnico Volta di Trieste, ma oltre a questo, prima di essere docente, si è laureato in Fisica Nucleare e Subnucleare all'Università di Trieste, ha poi conseguito un dottorato al Fermilab di Chicago e svolto poi attività di ricerca postdottorale e didattica presso l'Università e la sezione dell'INFM di Padova. E ciò che lo porta, credo, più in maniera più diretta al tema di cui parlerà oggi è il suo coinvolgimento dopo l'incidente, dopo il terremoto giapponese del 2011 e dopo l'incidente di Fukushima. Il suo coinvolgimento è la creazione, la fondazione del Comitato Nucleare Ragione assieme ad altri fisici e giovani ricercatori. Il Comitato Nucleare Ragione dal 2011 ha lo scopo di fornire un'informazione in merito all'incidente della centrale di Fukushima, portare all'attenzione della società civile gli aspetti più delicati e controversi della questione energetica italiana e internazionale. Ed è presidente, no, del Comitato Nucleare Ragione attualmente. È molto attivo, ha organizzato molti seminari, convegni, tra cui anche a Trieste Next nel 2014, dove c'erano vari membri, anche noi c'eravamo, e ha scritto moltissimi saggi e diversi volumi, tra cui cito solo il volume Una Costituzione Energetica per l'Italia. Oggi ci parlerà di un tema molto attuale, le scuole dell'energia, come chiudere il ciclo di una fonte. Quindi ti lascio la parola. Grazie. Grazie. Allora, io ringrazio innanzitutto Elisabetta per aver promosso e spinto nell'organizzazione di questo ciclo di conferenze che sta dando, secondo me, ottimi frutti. Ringrazio anche tutti gli altri organizzatori, quindi Gian Rossano, Giulia, Simona. Vorrei anche ringraziare chi è rimasto un po' dietro le quinte della presentazione che vado a mostrare, ovvero il dottor Paolo Errani, che è qui presente, Francesco Pascoli, Enrico Brellmayr, che attualmente lavora negli Stati Uniti, e Dario Piana, che si trova a Ferrara, questi giorni lavora lì, perché mi hanno aiutato nella compilazione, nella raccolta del materiale per questa presentazione, che come vedete è molto corposa, raccoglie molte informazioni. C'è stato un febbrile lavoro documentativo che spero vi possa interessare e spero che possa dare una nuova chiave di lettura tra le molte chiavi di lettura delle problematiche energetiche, che è appunto quella relativa alle scorie. Allora, il termine è un termine che solitamente nell'interlocutore crea una sorta di soggezione, preoccupazione, non si sa bene di cosa si tratti realmente, generalmente c'è una forma di paura nei suoi confronti. Parlare di scorie vuol dire innanzitutto affrontare le problematiche energetiche dal punto di vista della sostenibilità. Sostenibilità che sarà un po' il leitmotiv della mia presentazione, perché questo è il taglio che nel momento in cui un anno fa si iniziò a parlare di questo ciclo di conferenze ho voluto dare alla presentazione, perché non si parla solo di energia, quando si parla di sostenibilità è la relazione tra energia, l'ambiente e l'uomo e la società.
Quindi un anno di genesi per questo lavoro, anche se in realtà ragionandoci bene, in questi giorni che preparavo le slide, mi sono reso conto che sì, ci ho lavorato diversi mesi, ma molti dei concetti che esporrò io iniziavo già a interiorizzarli molti anni fa. Era 1995, avevo 13 anni quando iniziai a giocare a questo videogioco, che forse molti di voi conosceranno. Era un gioco di simulazione di una città, nella quale la prima cosa da fare era quella di installare delle centrali, perché se non si metteva a disposizione dei cittadini, di sim cittadini, l'energia elettrica, non arrivavano abitanti. E quindi si cominciava nel 1900, dove l'unica possibilità era quella di installare o centrali idroelettriche o centrali a carbone. Man mano che poi si riusciva a fare bollo nella città, venivano messe a disposizione i pannelli solari, le centrali nucleari, e avevano rese effettivamente diverse. Quindi pur nella semplificazione del gioco metteva già in evidenza un po' i concetti di potenza e di energia o dell'uso del terreno, perché la densità di energia che poteva fornire una centrale a carbone era molto diversa da quella di un piccolo pezzetto di centrale idroelettrica. E quindi uno doveva un po' gestire il suo territorio, si rendeva conto delle problematiche. Quando rimanevano dei quartieri al buio, i cittadini scappavano e il gioco sostanzialmente finiva. Quindi a 13 anni è stato il mio primo approccio alle problematiche energetiche. E prima di proseguire, ecco, vorrei anche dare così un altro taglio a questa mia presentazione con queste due citazioni. Allora, sostanzialmente la mia idea che mi sono fatto studiando in questi anni le problematiche energetiche è dell'estrema complessità, perché coinvolgono, come abbiamo visto anche nei precedenti interventi, coinvolgono aspetti molto diversi. Quindi parlare di problemi energetici tira dentro l'ambiente, l'economia, la società, l'interazione tra questi. E quindi non è un problema quello dell'energia risolvibile in maniera semplice. Mi sono abituato quindi a diffidare, ecco, da soluzioni semplici a problemi complessi che forse nascondono qualche insidia. Quindi ecco, questo non vuol dire che bisogna arrendersi davanti alla complessità, vuol dire però affrontarla sapendo che le chiavi di lettura sono molte e che non sempre è facile trovare la soluzione. Non vuol dire che non ci sia, ma bisogna ragionarci con attenzione. Una seconda citazione è un po' il mio auspicio al termine di questa presentazione. Io non darò soluzioni, non darò risposte, cercherò di offrire dei punti di vista, sperando che qualcuno di voi torni a casa magari con qualche certezza in meno e con qualche domanda in più. Quindi con l'idea che quindi voi siate stimolati da quello che io vi mostrerò a ragionare in maniera un po' più approfondita e consapevole relativamente alla questione energetica dal punto di vista dell'impatto ambientale delle scorie. Questa è una frase di Piero Angela che vi leggo e poi incominceremo. L'uomo deve dubitare. Il dubbio è un atteggiamento di ricerca, di esplorazione. La certezza, soprattutto quella ideologica o dogmatica, possono renderlo più integrato e in un certo senso più felice, ma con un costo intellettuale molto elevato, che è quello della sua rinuncia a dubitare, esplorare e quindi pensare. Iniziamo quindi ponendoci con questo atteggiamento verso questo problema. Allora, innanzitutto parliamo di interazione tra uomo e energia. Cosa significa per l'uomo avere bisogno di fonti energetiche? L'energia serve all'uomo per garantirsi un po' più lo sviluppo della società e della crescita dei suoi livelli di benessere. Quindi l'uomo ha sempre, fin da quando diciamo l'umanità è comparsa sulla Terra, dovuto affrontare la problematica di doversi garantire fonti energetiche in maniera efficiente e vantaggiosa. Cosa si intenda per vantaggioso ed efficiente lo vedremo poi nel proseguo. Questa necessità di energia è quella che poi ha garantito all'uomo di progredire e di garantirsi tutti quei livelli benessere che hanno permesso alla nostra società di essere quella che è. Vedremo poi che siamo arrivati in un punto, alla fine del XX secolo, che
i consumi energetici sono cresciuti senza che questo abbia realmente portato a un ulteriore aumento del benessere dei cittadini, ed è il momento in cui abbiamo iniziato a renderci conto che forse stiamo consumando troppo senza che questo porti adeguati benefici. Ritorniamo al concetto di partenza, quello delle scorie. Allora, la prima cosa che mi sono domandato è: che cosa pensa Google quando io digito la parola scorie? Perché probabilmente voi siete arrivati qua pensando a questo. Allora, Google, nella sezione italiana, digitando la parola, ci mostra una serie di bidoni di rifiuti radioattivi. Se avessi dovuto fare la medesima presentazione in lingua inglese, avrei dovuto digitare la parola waste e il risultato sarebbe stato differente. Questo già mette in evidenza una differenza terminologica nell'italiano che nella lingua inglese non c'è. In inglese si parla di nuclear waste per parlare dei rifiuti nucleari, chemical waste, quelli derivanti dai processi chimici, radioactive waste, nel caso di appunto rifiuti radioattivi. E solo per l'Italia c'è un unico termine che viene direttamente accomunato a quello delle scorie nucleari. Vedremo poi questo così cosa porta, però intanto ecco già mettermi in evidenza questa così ambiguità terminologica che ci porta a non sapere se stiamo parlando della stessa cosa. Dato che è il tema principale della presentazione, ecco, volevo farvi notare questo. Quindi qualche definizione per fare chiarezza. Allora, i miei studenti a scuola sanno quanto io non apprezzi le definizioni imparate a memoria, perché le trovo così, se non sono capite realmente non hanno molto significato. In realtà in questo contesto invece è importante che ci chiariamo sui temi della questione. Quindi nelle prossime slide illustrerò alcuni concetti che ci porteranno progressivamente a comprendere il significato di sostenibilità, partendo dal principio, ovvero dalla differenza tra il concetto di energia e di potenza dal punto di vista fisico. Qui non mi soffermerò a lungo perché ne abbiamo parlato molte volte, però è importante ricordare che quando parliamo di energia intendiamo quindi una grandezza fisica che esprime la potenzialità di un sistema di compiere lavoro, una quantità che ha come unità di misura il joule. La potenza invece è la quantità di energia che viene erogata in un determinato intervallo di tempo, e questa unità di misura è il watt. Nel caso dell'ambiente energetico, soprattutto nel settore elettrico, è molto diffuso come unità di misura per l'energia il wattora, da non confondere quindi con il watt. Il wattora è quello che noi leggiamo nelle nostre bollette elettriche, quanta energia abbiamo consumato. Un wattora è un watt di potenza erogato per un'ora di tempo, quindi essendo una potenza moltiplicata per un tempo mi dà un'energia. È molto chiaro, facendo questo paragone, la differenza tra energia e potenza. L'energia può essere paragonata alla quantità d'acqua contenuta in un determinato contenitore. La potenza è il flusso di acqua che esce dal rubinetto o da un foro applicato a questo contenitore. Quindi noi potremmo avere barili molto grandi, quindi grosse quantità di energia, però con un foro molto piccolo e quindi la quantità di energia esce un poco alla volta, oppure fori grandi che svuotano rapidamente il nostro contenitore. Quindi potremmo avere uguali quantità di energia erogate in maniera diversa, oppure appunto potenze uguali ma che con scaricamento più veloce, quindi della nostra riserva energetica. Parlando di fonti di energia e forme di energia, qui in questa trasparenza volevo appunto riassumere brevemente la questione energetica dal punto di vista appunto umano, quindi non dal punto di vista fisico, ma da come noi sfruttiamo determinate forme di energia che sono quelle rappresentate nei quadri blu, e quali sono le fonti di energia, cioè cosa nell'ambiente noi sfruttiamo per ottenere forme di energia a noi utili per il nostro sostentamento, il nostro sviluppo. Quindi abbiamo quindi il sole, l'uranio, la geotermia, biomasse, carbone, petrolio, gas, vento, la forza muscolare che è stata per secoli la fonte di energia principale, e l'acqua. E poi le varie forme di energia. Vedete le frecce, in realtà è una rappresentazione semplificata, perché in realtà una forma di energia
passare a un'altra, ok, c'è il principio di conservazione, ma dobbiamo tenere conto anche delle leggi della termodinamica, quindi una parte di energia è sempre dispersa sotto forma di energia termica, però alla fine noi utilizziamo certe forme di energia per i nostri bisogni, l'energia meccanica, quindi per esempio l'energia cinetica, l'automobile va avanti, che è derivata dall'energia termica, che a sua volta è proveniente dall'energia chimica con cui noi utilizziamo l'energia immagazzinata dagli idrocarburi. Vi è l'energia nucleare, che a sua volta viene trasformata in energia termica e quindi in energia meccanica ed elettrica. L'energia elettrica, quindi, è quella che ci sta illuminando in questo momento in questa stanza e permette a me ora di farvi questa rappresentazione. Se ci soffermiamo poi su altre caratteristiche delle fonti energetiche, vediamo che non tutte ci danno l'energia nello stesso modo. Abbiamo le fonti programmabili, cioè quelle sostanzialmente che noi abbiamo a nostra disposizione entro certi limiti come e quanto desideriamo. Rientrano in questa categoria le fonti energetiche che erano sfruttate nelle centrali termoelettriche, quindi le fonti fossili, il nucleare, l'idroelettrico d'accumulo, cioè le centrali con bacino elettrico, diga e a valle le turbine, i rifiuti solidi urbani e le biomasse. Le fonti non programmabili sono quelle che in qualche modo vengono erogate a noi non quando vogliamo, ma quando è l'ambiente a darcele, a fornircele. Principalmente stiamo parlando del solare e dell'eolico. L'idroelettrico fluente, perché ovviamente è quello dei fiumi, che la cui portata può non essere costante, il biogas e anche il geotermico. Ho sottolineato anche la fonte flessibile, il gas, cioè anche le fonti programmabili non è che io accendo e spengo un impianto quando voglio, hanno un loro tempo di avvio e di spegnimento che non mi permette di dire io accendo il bottone, fra un secondo la centrale nucleare mi produce energia. L'unica fonte realmente flessibile che lavora un po' come i nostri fornelli del gas, che io premo e mi accende, mi fornisce subito calore per scaldare l'acqua, è il gas, appunto. Quindi le centrali termoelettriche alimentate a gas. È da notare come anche il nostro fabbisogno vari, su questo non mi soffermerò molto, però è importante che noi lo sappiamo. Qui in questo grafico è rappresentato, si vede anche il mouse, sì, è rappresentato l'andamento della richiesta di potenza sulla rete elettrica nell'arco di un'unica giornata. Ho preso come esempio una giornata estiva, festiva, quindi il 28 giugno 2015, per mostrare anche quanto cambi la potenza richiesta invece in un giorno lavorativo. Qui parliamo di un andamento che va tra i 20 e i 50 gigawatt, quindi c'è un divario di quasi un fattore 2 tra il minimo di potenza richiesta di notte in una giornata festiva al massimo di potenza richiesta sul sistema elettrico italiano nelle ore lavorative infrasettimanali. Quello che qui è definito come base load è la quantità di potenza sotto la quale noi iniziamo a essere carenti di potenza nel nostro sistema elettrico. Noi dobbiamo essere in grado di fornire sempre almeno questo riportato qua sotto, e in più essere in grado di accogliere le richieste di energia elettrica con questi andamenti fluttuanti, che noi ovviamente possiamo prevedere in questo caso, perché il gestore elettrico fa delle stime in base alle medie dei giorni precedenti, e noi dobbiamo essere in grado di accompagnare questo andamento. Qui è giusto per farvi vedere un paio di alcuni grafici di fonti di energia programmabili o non programmabili sovrapposti alla potenza richiesta alla rete. Per esempio, in questo grafico in alto a sinistra vediamo questi picchi sono l'andamento delle richieste di potenza elettrica giornalieri per la Germania nell'arco del mese di gennaio di un paio di anni fa, sono gli ultimi dati disponibili, in cui ho sovrapposto invece qual è l'energia elettrica che ha permesso di fornire il parco di sistemi fotovoltaici tedeschi. Quindi vediamo che ovviamente d'inverno la potenza erogata è sostanzialmente bassa perché dipende dall'inclinazione del sole rispetto ai pannelli. Vedete come nell'inquadro sottostante cambia la situazione nel caso di una giornata di un mese estivo, quindi qua abbiamo l'andamento per il mese di giugno del 2014.
È però significativo vedere come anche da un giorno all'altro per il solare le cose cambino, perché vedete questi picchi superiori che si confrontano con quelli quasi impercettibili, stiamo parlando di giornate soleggiate o no, mediamente su tutto il territorio tedesco. Qui c'è una discontinuità ancora più marcata, qua in questo grafico è l'andamento dell'eolico nel caso della Danimarca. La Danimarca è uno dei paesi con il più vasto impianto in proporzione alla popolazione parchi eolici. Vedete come da un giorno all'altro l'andamento dell'erogazione di potenza delle turbine eoliche sia variabile. Cosa significa questo? Questo va bene nel momento in cui noi siamo in grado di accogliere in maniera diversa le richieste nel momento in cui l'andamento della potenza eolica è inferiore. Qui un esempio di una centrale termoelettrica, invece, questo è l'esempio della Francia, l'energia nucleare, dove vediamo che invece l'andamento è molto più stabile nel tempo, proprio per fornirvi un esempio di cosa vuol dire fornire energia elettrica in modalità programmabile. Perché parlo di programmabilità e non programmabilità? Perché vedremo dopo, è uno dei tanti concetti legati sempre alla questione della sostenibilità, su cui però dopo non entro più nel dettaglio, ma per far vedere come già qui mettiamo in evidenza come fonti energetiche diverse non danno la stessa risposta agli stessi problemi. Una fonte energetica può fornire per esempio dei picchi per soddisfare le richieste diurne, il solare è una possibilità, altre garantiscono quello che ho chiamato prima baseload, cioè le richieste di base, quelle sotto le quali inizieremo a avere nella nostra città, Sin City, quartieri che iniziano a spegnersi e ad andare al buio. Sempre parlando di energie, parlando di definizioni e di sostenibilità, vediamo qui tre possibili definizioni che solitamente vengono utilizzate dalla stampa generalista o anche comunque negli ambienti accademici, a volte come sinonimi, quando in realtà sinonimi non lo sono, ovvero quello di energie alternative, energie rinnovabili ed energie sostenibili. È importante fare luce sulla differenza tra questi tre concetti. Per quanto riguarda le energie alternative, la maggior parte della documentazione ufficiale, quindi i documenti della comunità europea, non usano questo termine, perché effettivamente è un termine vago e la vaghezza e l'ambiguità la vediamo proprio dalla diversa definizione che viene data dalle pagine di Wikipedia in lingua italiana e in lingua inglese. In inglese si parla di energia alternativa come qualcosa di alternativo alle fonti fossili. Quando guardiamo la stessa voce in italiano, vediamo che la definizione che si dà di fonte alternativa è quella di una fonte di energia differente da quella ottenuta utilizzando i combustibili fossili e il nucleare, e che costituiscono invece le cosiddette fonti di energia tradizionali. Anche qui, tradizionale rispetto a cosa? Perché se io penso a una fonte tradizionale, la più tradizionale di tutte le fonti italiane è l'idroelettrico. L'Italia fino a, diciamo, dal secondo dopoguerra al boom del petrolio, nei primi 20 anni del secondo dopoguerra, la maggior parte dell'energia italiana era prodotta tramite idroelettrico. La definizione di energie rinnovabili invece è più classificata in maniera più rigorosa, c'è una direttiva europea che ne dà una definizione, anche se inizialmente sembra che qui un po' il nostro legislatore aggrovigliarsi, perché definisce energie da fonti rinnovabili come energie provenienti da fonti rinnovabili, cioè sembra un po' una tautologia, se non puoi aggiungere non fossili. Allora qua io mi ero chiesto a lungo quali potessero essere le fonti rinnovabili fossili, visto che il legislatore specifica le fonti rinnovabili non fossili, io non ne ho trovate, sinceramente. Probabilmente il legislatore se ne è reso conto, infatti ha dovuto poi aggiungere tutto l'elenco delle fonti rinnovabili per essere sicuri che tutti intendessero la stessa cosa, e qui viene fatto l'elenco. L'Agenzia Internazionale sull'Energia invece è un po' più rigorosa e utilizza una definizione più legata agli aspetti fisici e tecnologici che non a un semplice elenco di fonti energetiche. Parla di energie rinnovabili come tutta quell'energia che deriva da processi naturali come il sole o il vento, le cui fonti sono, diciamo, rese disponibili a una faster rate, quindi con una velocità maggiore di quella con cui vengono consumate. Quindi qua si parla di utilizzo di una risorsa
che è più lenta di quanto quella risorsa è realmente resa disponibile al cittadino. Quindi qui introduce il concetto di uso di risorse. Se invece entriamo nel dettaglio sull'energia sostenibile, qui dobbiamo fare un passetto indietro e dirci che cos'è lo sviluppo sostenibile dell'uomo. La Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo ha dato una definizione nell'87 dicendo che lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che incontra i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di andare incontro ai propri bisogni. E qua entriamo veramente nel cuore della questione, cioè noi stiamo usando l'energia in maniera sostenibile, cioè stiamo facendo in modo che anche i nostri figli, nipoti e pronipoti abbiano quello che abbiamo noi. Allora, i due concetti chiave su cui questa definizione è costruita è quella dei bisogni delle popolazioni e poi delle limitazioni che noi abbiamo nello sfruttare le risorse in base alle condizioni tecnologiche attuali, facendo in modo appunto che siamo soddisfatti sia i nostri bisogni sia quelli di chi verrà dopo di noi. E qua ci scontriamo con delle differenze, perché i bisogni che abbiamo noi in paesi occidentali sono molto diversi dai bisogni energetici dei paesi emergenti. Se noi oggettivamente siamo in una condizione in cui diciamo di consumare troppo, dobbiamo anche ricordarci che ci sono grosse fette di popolazione al mondo che sono in condizioni di povertà energetica. In particolare i paesi africani non hanno ancora accesso in larga parte della popolazione all'energia elettrica. Questa forma di povertà è poi conseguenza o comunque cofattore delle altre forme di povertà a cui queste popolazioni sono soggette, quindi livelli di salute, livelli di istruzione, tutto quello che noi siamo riusciti a tra virgolette conquistare nel corso di queste centinaia di anni dell'era moderna dell'uomo. Se noi trasferiamo la definizione di sviluppo sostenibile a energia sostenibile, abbiamo questo ente, la Renewable Energy and Efficiency Partnership, che nel 2004 sostanzialmente traslittera la definizione di sviluppo sostenibile a energia sostenibile, cioè l'approvvigionamento in utilizzo di energia in maniera tale da incontrare i bisogni del futuro senza compromettere, i bisogni del presente senza compromettere l'abilità delle future generazioni di incontrare i loro bisogni. C'è un problema qui, come quantifichiamo quindi la sostenibilità? Perché sono definizioni molto vaghe, cioè belle parole, ma che non ci permettono poi di fare dei conti, di capire sì, quanto siamo sostenibili, quanto stiamo impattando l'ambiente. Uno dei tanti tentativi di quantificare la sostenibilità lo ha fornito in uno dei suoi volumi il professor Menke dell'Università di Cambridge, quando parla di sostenibilità in questi termini. È una semplificazione, ma che permette già di fare qualche calcolo e di capire se una fonte è sostenibile o no. Allora, Menke dice, è una fonte sostenibile quando distribuita equamente tra tutta la popolazione, quindi ipotizzando che questa fonte venga usata allo stesso modo da tutti, quindi già qua introduce un concetto di equità nell'uso di una fonte energetica, sulla base delle attuali conoscenze questa fonte sarà disponibile per almeno 1000 anni. È un numero arbitrario, lo dice lo stesso McKay, ma serve già a far capire quanto effettivamente noi stiamo consumando rispetto a quello che noi abbiamo. In base a questi presupposti noi possiamo fare dei calcoli. Vi presento soltanto i calcoli per una delle fonti, il carbone. Allora, un'ipotesi di sostenibilità sulla base della definizione di McKay è che era un calcolo fatto sul 2008, quindi ovviamente la popolazione mondiale è leggermente cambiata, ma è già utile. Abbiamo 6 miliardi di abitanti. Ipotizziamo di conoscere, perché si sa, le stime attuali di riserve di carbone le conosciamo, 1600 miliardi di tonnellate, supponiamo di distribuirle equamente da tutti i cittadini e di usarle per 1000 anni. Anche qui semplifichiamo, ipotizziamo che la popolazione non cresca, siamo tutti energeticamente ricchi allo stesso modo, usiamo il carbone. Allora si vede, facendo due conti, che in questo modo la disponibilità giornaliera di energia sarebbe di 2 kWh al giorno appunto per persona, con un consumo annuo di carbone di 1,6 tonnellate, 1600 tonnellate diviso 1000. Scontriamoci con i dati reali. Cosa consumiamo noi adesso di carbone ora? Allora, noi ora consumiamo carbone a un tasso di 6 tonnellate all'anno, quindi siamo già un fattore 4 sopra.
Questo con dei consumi europei medi di circa 100 kWh. Questo è lo standard medio di un consumo energetico. L'Italia è un po' sotto, la Germania e la Francia un po' sopra. Mediamente consumiamo quindi 100 kWh al giorno rispetto ai 2 kWh che avremmo se usassimo il carbone per un tempo molto lungo come unica fonte. Si potrebbe fare lo stesso calcolo per le altre fonti energetiche. Quindi qua già potremmo darci una risposta su è sostenibile o no il carbone. È certo che questa è una definizione un po'... un attimo, e qui giusto per chiarirci quello che ho appena detto. Questo grafico mostra la distribuzione di moltissimi paesi in termini di prodotto interno lordo e consumo. Allora, vediamo i paesi ricchi sono quelli con i puntini rossi, cioè sono quelli che hanno un PIL pro capite superiore ai 15-20 mila dollari. Vediamo che la distribuzione di consumo per persona varia notevolmente. Per esempio, gli Stati Uniti consumano circa 200 kWh a persona. Un paese come l'Italia, un PIL leggermente più basso, si trova in questa zona, consuma circa 80-100 kWh al giorno. Poi abbiamo i paesi poveri, i paesi emergenti, con consumi molto più bassi. Quindi è chiaro che se noi ci rendiamo conto di consumare troppo e dovremmo un po' ridurre la nostra impronta energetica, non possiamo pretendere che lo facciano anche chi si trova in condizioni di povertà, quindi non solo con un PIL pro capite basso, ma anche con un consumo che è 4-5 volte inferiore a quello di un cittadino europeo. Si tratta solo di tassi di consumo o di disponibilità di fonti per il futuro? È solo questo la sostenibilità? Allora, ovviamente non si può parlare solo di quello. Quando parliamo di sostenibilità parliamo anche di impronta sull'ambiente, non solo di con che velocità noi consumiamo le risorse attualmente esistenti. Negli ultimi decenni effettivamente è maturata questa consapevolezza di dover non solo produrre beni usando l'energia in maniera efficiente, ma anche cercare di consumare meno, di utilizzare fonti che non abbiano questa erosione della risorsa, che sono le fonti rinnovabili. Una gestione consapevole di tutti i rifiuti e di tutte le scorie, termine appunto con cui ho intitolato questa presentazione, che una fonte energetica per poter essere sfruttata produce dall'inizio alla fine, non solo quando la usiamo, ma anche quando questa viene estratta dal terreno e poi quando la fonte energetica, l'impianto che abbiamo costruito deve essere smantellato e quindi portato fuori funzione al termine del suo normale ciclo di vita. Le cose quindi si complicano, vedete che si entrano in gioco numerosi fattori, perché si parla di fonti energetiche, impatti ambientali, sostenibilità dal punto di vista economico, sociale. Diverse organismi internazionali hanno cercato di fornire degli indicatori sullo sviluppo sostenibile nel settore energetico. Vediamo come questi coinvolgono tre dimensioni. Un po' già accennato a questi, ma cerchiamo di dare un'inquadratura più completa. Le dimensioni sono quella sociale, quella economica e quella ambientale. Gli indicatori che sono stati elaborati da questi organismi internazionali hanno permesso di individuare 7 temi e 19 sottotemi. Li vediamo molto velocemente, ma per farvi capire appunto come le problematiche inizino a intrecciarsi realmente con la vita dell'uomo su diversi piani, con valori e rilievi diversi. Allora, la dimensione sociale si intende tutto quello che implica la questione dell'equità delle fonti energetiche, quindi la loro accessibilità a tutte le popolazioni, a tutti i livelli di popolazione, popolazioni ricche e povere, la convenienza, quindi la questione della disparità tra paesi. Poi c'è il tema della salute. Per quanto riguarda la dimensione economica, abbiamo i modelli di utilizzo e di produzione dell'energia, quindi alcuni sottotemi possono essere appunto quelli della produzione, come ne produciamo l'elettricità, come la utilizziamo, quanto siamo efficienti o meno, quanto siamo stati bravi a diversificare le fonti, il prezzo dell'energia è un prezzo ragionevole oppure lo stiamo facendo costare troppo alla società. Poi c'è il tema della sicurezza, quindi le importazioni. È sostenibile o no che importiamo fonti e risorse da altri paesi? Può essere sostenibile dal punto di vista economico, ma dal punto di vista
etico o comunque del fatto che noi stiamo erodendo le risorse di altri paesi. Questo è bene o è male? Quante riserve noi abbiamo in caso ci siano dei problemi negli approvvigionamenti? Poi c'è la dimensione ambientale. Qui i temi sono tre, sono legati a quanto noi impattiamo l'ambiente dal punto di vista dell'atmosfera, e quindi qui i sottotemi sono i cambiamenti climatici, la qualità dell'aria, poi l'acqua, qual è la quantità di acqua di cui noi abbiamo bisogno per produrre energia, e poi qual è l'utilizzo del suolo. Qui abbiamo la qualità del suolo, le foreste, quante foreste noi dobbiamo eliminare o per avere lo spazio per produrre energia elettrica, quante foreste utilizziamo come fonte di energia elettrica, e poi la questione della generazione e della gestione dei rifiuti solidi, e qua rientra l'aspetto appunto delle scorie. Vediamo come questi tre aspetti si fondano assieme, l'aspetto sociale, economico, ambientale. Quindi se noi ci soffermassimo soltanto sugli aspetti sociali ed economici avremo qualcosa di equo. Se noi invece vedessimo solo gli aspetti economici e ambientali avremo qualcosa di percorribile. Se noi guardiamo il sociale e l'ambientale abbiamo l'accettabile, quello che la popolazione sì, a me va bene perché produco facendo contenta la popolazione, garantendo la sicurezza, la salute, preservando l'ambiente. Ma potrebbero essere sostenibili dal punto di vista economico. Soltanto mediando tra tutti questi indicatori noi possiamo individuare una situazione ottimale nella quale diciamo sì, stiamo usando l'ambiente per il nostro sviluppo, ricordiamoci, per soddisfare i nostri bisogni intesi come cittadini occidentali ma anche cittadini dei paesi emergenti, facendo in modo che il pianeta nel quale viviamo sia un buon pianeta anche per chi verrà dopo di noi. E qui entra in gioco life cycle thinking, pensare alle fonti energetiche considerando tutta la filiera produttiva. Si parla molto spesso di questa dalla culla alla tomba, questa espressione, no, che indica il fatto che noi non possiamo solo guardare quello che ci passa davanti al naso, quello che noi utilizziamo, l'energia elettrica. L'energia elettrica è pulita o è sporca, tra virgolette? Dipende cosa c'è a monte, dipende cosa c'è a valle. Questo vale per tutte le fonti energetiche, per tutte le modalità con cui noi utilizziamo le fonti energetiche per il nostro benessere quotidiano. L'immagine che presenterò nella prossima slide è un po' una provocazione che è emersa nella precedente presentazione. Questa è una vignetta con un'auto elettrica che si preme dentro una centrale a carbone, e l'autista chiede: ma siamo sicuri che stiamo facendo una buona cosa per l'ambiente? Effettivamente è una provocazione, però mette ben chiaro il fatto che un'auto elettrica è pulita al 100%, quindi quando viene meccanizzato l'auto elettrica non emette carbonio, okay? Dipende come è stata prodotta per energia elettrica. Quindi un'auto elettrica in Cina molto probabilmente inquinerà molto di più di un'auto elettrica in Italia, dato che in Cina la stragrande maggioranza di energia elettrica è prodotta col carbone, mentre in Italia abbiamo un buon 40% di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. Se andassimo in Svezia, un'auto elettrica avrebbe un impatto ambientale ancora migliore, visto che la Svezia è quasi 100% rinnovabile dal punto di vista della produzione elettrica, quasi 100% sostenibile, ok, dopo vedremo. Allora, cosa significa guardare il ciclo di vita? Qui un esempio: supponiamo di voler valutare l'impatto ambientale del carburante in automobile, visto che stiamo parlando di automobile, abbiamo la nostra automobile a benzina. Allora noi non possiamo pensare soltanto di vedere qual è il tasso di emissione dell'anidride carbonica, per esempio, dell'auto per chilometro percorso, perché un po' di anidride carbonica, facendo un passo indietro, è stato emesso anche nel sistema di trasporto della benzina tramite le autocisterne fino al nostro benzinaio. Qualcosa è stato consumato e prodotto anche nello step precedente, nei depositi di stoccaggio, nel trasporto via nave, precedentemente ancora nel processo di produzione, di stoccaggio presso i paesi dove il petrolio viene prodotto, e nella produzione, cioè quanto consumiamo e mettiamo per estrarre il petrolio dai pozzi. Questo tipo di analisi deve essere fatto per tutte le fonti.
Un altro esempio è quello del combustibile delle centrali nucleari. Allora, anche qui noi dobbiamo tenere conto di quanto si spende dal punto di vista energetico, oppure quanto si emette dal punto di vista di materiali inquinanti, radioattivi, anidride carbonica, in tutto il processo che parte dall'estrazione dell'uranio nelle miniere, il processo di trattamento, conversione, arricchimento, produzione di combustibile, l'utilizzo nella centrale per produzione energetica, l'eventuale immediato stoccaggio o il riprocessamento per poter essere in parte riutilizzato. Vedete come la questione è complessa, non è facile fare delle valutazioni che siano uniformi, nel senso esistono centinaia di studi, ne ho letti molti, ma è veramente difficile riuscire a trovare dei parametri uniformi tra uno studio e l'altro. Molti studi si focalizzano su una fonte di energia ed è difficile fare poi un paragone uno a uno. La Commissione europea ha cercato di dare risposta a questo, ha innanzitutto sostenuto il fatto che il life cycle thinking, cioè l'idea di fornire delle valutazioni sull'intero ciclo di vita della fonte, sia lo strumento ottimale per comprendere il reale impatto ambientale di una fonte energetica. Quindi il life cycle assessment, quello che si chiama l'LCA, è lo strumento che deve essere lo strumento cardine, però ha anche messo in evidenza questa disomogeneità di cui vi ho appena detto e ha cercato di dare risposta costruendo una piattaforma, un database, questo European Platform on Life Cycle Assessment, che coinvolge una serie di istituzioni comunitarie proprio per cercare di rendere disponibili a tutti gli stati tutti i dati più possibile omogeneizzati per le diverse fonti di energia. Non è facile, lo step più complicato è quello di fare l'inventario dei cicli di vita, life cycle inventory, cioè quello di raccogliere le informazioni di tutti i passaggi con cui una fonte arriva fino a casa nostra e poi esce da casa nostra e produce poi nel proseguo le eventuali scorie o residui. Ci sono due database. Dalla definizione dell'inventario noi possiamo fare una valutazione dell'impatto. Anche qui vedete ci sono una serie di indicatori che permettono di mettere in evidenza in maniera più concreta quelli che sono gli effetti di vari possibili interventi sull'ambiente da parte dell'uso di queste fonti sulla salute umana, sull'ambiente dal punto di vista appunto com'è utilizzato o dell'uso delle risorse naturali. E quindi abbiamo anche qui di nuovo il climate change, quindi i cambiamenti climatici, la questione dell'ozono, la tossicità per l'uomo, le piogge acide, l'utilizzo del territorio e l'utilizzo delle risorse, petrolio, gas, carbone e via dicendo. Il life cycle assessment, quindi, di cui vi parlerò con più dettagli, si concentra prevalentemente sugli aspetti ambientali. È chiaro che se noi volessimo fare un'analisi completa e realmente esaustiva dovremmo tenere conto anche del life cycle costing, cioè i costi, proprio l'aspetto più economico e su questo io non mi addentrerò, però è importante considerare anche ovviamente l'aspetto economico e poi il life cycle assessment per gli aspetti di tipo sociale. Solo combinando questi tre tipi di analisi sarà possibile fare una valutazione effettivamente oggettiva e basata su parametri quantificabili della sostenibilità e quindi del nostro impatto sull'ambiente. Qui ritorno un attimo sulla questione del life cycle inventory, significa fare un database per tutte le fasi, quindi nel caso per esempio di una produzione di materiali avremo quelli che sono gli input energetici, le emissioni, perché noi parliamo di scorie, ma adesso vedete che la scoria può essere una qualsiasi quantità di materiale più o meno impattante sull'ambiente che viene data all'ambiente nelle varie fasi di vita di una fonte energetica, quindi al lato della produzione, del trasporto del materiale, dell'utilizzo e della fine vita, come noi concludiamo la vita di una fonte energetica o di un materiale, di un prodotto che ha avuto bisogno di energia per essere realizzato, come questo viene reimmesso nell'ambiente. Se ci concentriamo sulla questione energetica elettrica, nuovamente possiamo identificare quindi quali sono gli ambiti, i materiali,
quello che noi estraiamo dal terreno per creare, cioè per avere a disposizione la fonte energetica, ma anche i materiali con cui creare gli impianti, il loro trasporto, l'assemblaggio, i costi e le emissioni che avvengono nella fase di operatività dell'impianto, il suo mantenimento, poi disposa, cioè la conclusione dell'intero ciclo. Adesso quello che io vi rappresenterò sarà una carrellata di tutte le, tra virgolette, scorie che appaiono e devono essere considerate. Ho cercato di seguire l'ordine con cui sono state presentate dal il Consorzio Mondiale sull'Energia, che ha fatto un elaborato nel 2004. Io ho cercato di mantenerne l'ordine, aggiungendo però i dati aggiornati a quelli più recenti che sono usciti a reperire in rete nelle varie documentazioni. È chiaro che in questa fase della nostra, diciamo, del nostro sviluppo, uno dei concetti principali su quali ci si concentra quando si parla di fonti energetiche è quanto questi impatti non sull'ambiente dal punto di vista dei cambiamenti climatici. Le osservazioni e i modelli suggeriscono infatti che ci sia una correlazione e un nesso di causalità tra l'emissione di anidride carbonica e di altri gas considerati serra, quindi il metano, l'ossido di azoto, i gas florati, sulle temperature medie della Terra. Quindi è considerato un obiettivo primario quello di ridurre le emissioni di questi gas serra. Era l'argomento principale della conferenza di Parigi, su cui sicuramente avete sentito parlare nei giornali. Allora, questi sono i dati aggiornati, li ho scaricati ieri sera dal sito del NOAA, quindi dell'ente americano che si occupa di monitorare i dati. Vediamo come l'andamento della CO2, quindi del diossido di carbonio, del diossido di azoto, del metano, siano costantemente aumentati nell'arco degli ultimi 35 anni, idem per alcuni dei componenti dei gas florati, e questa è un'indicazione di quanto noi effettivamente stiamo incidendo sulla concentrazione di questi gas nell'atmosfera. Una domanda che mi sono posto: ma esistono attività umane che non hanno emissioni di carbonio? Fermo restando che anche noi in questo momento, respirando, stiamo emettendo anidride carbonica, quindi il nostro impatto in questo momento non è zero, e effettivamente c'è un modo, nel senso che noi abbiamo in natura delle cose, gli alberi, le piante, tutti quelle, gli organismi che utilizzano l'anidride carbonica per vivere, che effettivamente assorbono carbonio. Quindi un'attività umana quale piantare una foresta effettivamente ha un impatto negativo, nel senso che sottrae anidride carbonica dall'ambiente. Certo è che noi dobbiamo sempre ricordarci degli indicatori di sostenibilità, cioè noi vogliamo fare attività che in qualche modo siano ben integrate con le altre, che ci permettano di crescere in maniera sostenibile, o comunque di garantirci il benessere che vogliamo. Come si sta comportando l'Italia? Questo è l'andamento delle emissioni di anidride carbonica, anzi di gas serra in realtà, negli ultimi 24 anni, dal 1990 al 2013 compreso. Allora si può vedere che al picco raggiunto nel 2004-2005 c'è stato un significativo calo complessivo delle emissioni, dovuto alla concorrenza, principalmente secondo l'ISPRA, da cui ho raccolto questo grafico, da due fattori: l'efficienza energetica, che effettivamente ha permesso di ottenere dei buoni risultati in termini di riduzione dei consumi a parità di benessere, e la crisi economica, che in qualche modo però ha ridotto la produzione industriale negli ultimi 4-5 anni. Questo grafico è interessante perché mette anche in evidenza qual è il contributo delle diverse fonti. Soffermiamoci per esempio sull'ultimo anno, vedete che questa barra in blu, okay, che occupa più dell'80% okay, dell'intero ammontare, è dovuto all'energia, intesa come produzione e consumo, quindi la combustione di fonti energetiche, oltre che la produzione per esempio di energia elettrica. Rientra in questo ammontare quindi anche per esempio l'energia consumata da un'automobile che per andare avanti deve bruciare la benzina. Vedete, queste barre piccole sono quello di cui parlavo prima: l'uso che l'uomo fa del territorio può portare anche a un assorbimento, ok, delle emissioni che noi facciamo. Quindi si parla di emissioni mancate dovute all'utilizzo del territorio
che ha portato appunto all'assorbimento da parte dell'ambiente. Ora vediamo invece qual è, analizzando l'intero ciclo di vita delle fonti di energia nel settore elettrico, qual è l'impatto delle fonti. Allora già qua vediamo una cosa interessante. Allora, nell'asse orizzontale sono riportati, questi sono i dati dell'IPCC, l'ultimo rapporto che è stato allegato da parte di uno dei gruppi di lavoro del pannello intergovernativo sul cambiamento climatico, che ha analizzato le varie fonti energetiche con questo approccio, cioè quello del ciclo di vita, e ha messo in evidenza numerosi studi che analizzano quanto viene emesso in termini di gas serra da parte di un determinato settore di produzione di energia elettrica. Allora vediamo che qui possiamo dividere il grafico in due parti. Abbiamo questi tre grossi emettitori di CO2, che sono le centrali elettriche, che sono alimentate dal gas naturale, petrolio e carbone, ecco gli incriminati, le fonti fossili. A sinistra, dal nucleare, eolico, gli oceani, idroelettrico, geotermico, il solare nelle sue forme, quindi i pannelli o concentrazione di bioenergie, abbiamo quelle che sono classificate come le fonti a bassa emissione, che sono difficili da percepire come quanto siano basse, perché sono veramente ordini di grandezza inferiori rispetto ai tre precedenti. Quindi concentriamoci ora su questi e vediamo. Allora, anche qua, qui ho riportato, allora, nel caso di questo grafico ho riportato i valori medi, con anche le incertezze dovute al fatto che studi diversi hanno portato a risultati diversi. Qui è riportato il fatto che la barra massima e minima non è un errore dal punto di vista fisico, ma è la stima più alta e più bassa che è stata fatta nell'enorme quantità di studi per ciascuna delle singole fonti. Hanno detto che queste frecce in blu indicano di quanto potrebbe calare l'emissione di CO2 da parte di queste fonti, del gas e del carbone, se noi attuassimo delle tecniche di cattura del carbonio, una tecnologia ancora in fase di studio che ha permesso di dimostrare che si potrebbero ridurre le emissioni dell'80-90%. Anche in questi casi, comunque, il valore che rimarrebbe sarebbe molto superiore a quello delle altre fonti a bassa emissione, che non richiedono l'utilizzo della cattura. Questi sono i dati riportati per quanto riguarda appunto abbiamo messo una lente di ingrandimento sulle fonti a bassa emissione, vediamo che ci sono differenze notevoli tra una fonte e l'altra, ma comunque su valori che si aggirano attorno ai 40, dal massimo 45 fino a pochi valori di grammo di CO2 equivalente per kilowattora prodotto. Torno un attimo indietro, per quanto riguarda il carbone parliamo di valori medi di 1000 grammi di CO2 equivalente per unità energetica spessa in kilowattora. Qui parliamo di valori 45 solare fino all'idroelettrico, che è 3 o 4. Uno si chiede, ma quindi da dove arriva questa emissione di carbonio? Non dalla combustione, perché qui non viene bruciato nulla. I valori che sono riportati qui sono proprio quelli che tengono conto anche delle emissioni nei passaggi precedenti. Gli impianti che noi abbiamo potuto realizzare ovviamente hanno un costo sia economico sia energetico, e qualsiasi attività poi produce emissioni. Non possiamo certamente limitarci ai gas serra o alla CO2, ci sono anche altre fonti di emissione di gas. Qua parliamo di gas che quindi non solo hanno un impatto sull'ambiente dal punto di vista del climate change, ma anche sulla salute dell'uomo. Abbiamo quelli che sono i gas inquinanti. Qua rappresento in questi due grafici l'esempio per quanto riguarda le polveri sottili e per gli ossidi di azoto. Questi sono dati relativi al Piemonte, resi disponibili dal sito dell'ARPA. Qua era solo per mettere in evidenza come l'andamento varia molto. Questo è il consumo mensile, no, scusate, le emissioni mensili di PM10 per i mesi invernali, gennaio, febbraio, marzo, aprile, primavera, poi l'estate, poi ottobre, novembre, dicembre. Cosa sono queste barre rosse? È il riscaldamento. Quando noi bruciamo metano o biomasse, emettiamo polveri sottili. L'emissione di ossidi di azoto invece, qual è la componente principale? È quella blu, equamente distribuita lungo l'arco dell'anno, quindi non varia da un mese all'altro, e sono i trasporti. Quindi i trasporti ci sono anche per il PM10, ma non incidono in maniera così rilevante, soprattutto nei mesi invernali, come incide in realtà
il riscaldamento domestico. Questo per far notare come tante volte, ok, puntiamo e colpevolizziamo non sempre l'emettitore giusto. Questo cosa ci permette di mettere in evidenza per quanto riguarda la produzione elettrica. Qui sono riportate le emissioni per tutti quegli impianti che producono energia facendo combustione di materiali, perché è dalla combustione che vengono emessi i principali gas inquinanti, quindi gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, gli PM10, gli ossidi di carbonio e le sostanze volatili. Poco da dire qui se non appunto queste grosse produzioni di ossidi di zolfo da parte delle centrali alimentate a petrolio. Vediamo che invece per il gas a ciclo combinato, che sono diciamo le centrali elettriche a gas più moderne ed efficienti, che hanno effettivamente degli strumenti di cattura molto efficaci, da avere attenzione è il settore delle biomasse. Le biomasse sono considerate delle fonti energetiche rinnovabili e quindi pulite a patto di essere in grado catturare l'emissione non trascurabile di ossidi di carbonio, ossidi PM10 e anche il polveroso sottile PM2.5. Questi sono dati del 2010 per quanto riguarda il parco di produzione elettrica degli Stati Uniti, una pubblicazione dello scorso autunno. Questo per quanto riguarda i gas inquinanti. Ma voi so che siete qua soprattutto perché, attratti dal termine scorie, volevate sapere qualcosa sulle sostanze radioattive. Allora, brevissimamente rappresenti questa torta quelli che sono le sorgenti di dose che mediamente, questo è riferito a cittadini americani, mediamente noi assorbiamo nell'arco della nostra vita. Abbiamo quindi sorgenti di tipo naturale, che sono diciamo questa fetta grigia, ok, intendiamo con naturale le radiazioni cosmiche, il radon, quindi il gas radioattivo, okay, che noi respiriamo soprattutto in ambienti chiusi, diretto contatto con diciamo elementi della crosta terrestre che emettono questo gas. Abbiamo l'ingestione di cibo, perché ogni alimento ha delle piccole quantità di radioattività. Poi abbiamo una fetta rilevante, questo è su valori medi, quindi è chiaro che chi si fa Monte Laster avrà dosi maggiori, chi non le fa, ha la fortuna di non doverle fare nell'arco della propria vita, avrà dosi minori. Comunque mediamente quasi il 20% della dose che noi assumiamo nell'arco della nostra vita è dovuto appunto a diagnostica medica, quindi raggi X, TAC. Piccole componenti, l'1% e il valore inferiore all'1%, alle altre attività umane, quindi le emissioni dovute alle attività legate alle centrali nucleari o all'utilizzo di altri dispositivi tecnologici e processi di tipo industriale. Questo grafico è preso da un documento del World Energy Council che ha elaborato le informazioni da parte dell'ente delle Nazioni Unite, che è deposto appunto a monitorare la radioattività assunta dalla popolazione. Qui sono i valori di dose che la popolazione mondiale ha assunto nel corso di 50 anni dal dopoguerra ai primi anni del 2000 per le diverse fonti, quindi la dose cumulata mondiale. Si parla quindi di dose collettiva. Allora, vediamo che i tre grossi valori, come ci potevamo aspettare, sono dovuti alla radioattività naturale, all'utilizzo appunto dei metodi diagnostici in medicina o per anche metodi non solo diagnostici ma anche per i trattamenti. Sappiamo che il trattamento di tumori può avvenire tramite bombardamento di radiazioni nelle cellule che vogliamo combattere. Vi faccio notare che qui stiamo parlando di un ordine di grandezza per ogni TAC, quindi quando qua abbiamo un miliardo, il valore nella diga sottostante è un milione, quindi un fattore 10 in meno, quindi una scala logaritmica. 100 milioni? Sì, da un miliardo 100 milioni. Volevo mettere in evidenza con quel riquadro, con quella ellisse rossa, alcuni dati significativi relativi alle attività umane che mettono a contatto l'uomo con sorgenti di radioattività artificiale.
Abbiamo l'utilizzo di fertilizzanti, l'utilizzo di ceneri per la costruzione di materiali, il rilascio di radionuclidi dalle centrali nucleari, quindi la produzione nucleare fino all'anno 2000, un'ipotesi di quello che assumeremo come dose collettiva per le future centrali, il valore anche di dose derivante dall'incidente di Chernobyl. Questo è un grafico del 2004, quindi non riporta le eventuali stime che sono ancora in corso su quello che è la dose collettiva derivata dall'incidente di Fukushima. Sono valori questi, come vedete, di due ordini di grandezza inferiori a quelli che sono i valori di dose da appunto da radiodiagnostica, che sono a loro volta di un ordine di grandezza quasi inferiori al fondo naturale. Ma sono valori comunque non trascurabili e devono essere tenuti in considerazione soprattutto per il fatto che sono valori collettivi, ma noi dobbiamo pensare che alcune persone potrebbero essere soggette in maniera più di altre a una di questi sorgenti. Ed entriamo nella questione nucleare. Quanto nucleare c'è al mondo adesso? Quindi la domanda è a tema apposta. Quante centrali nucleari sono in funzione? Ad oggi, 1 gennaio 2016, abbiamo 439 reattori con una produzione elettrica mondiale superiore al 10%. Ci sono quasi 150 reattori spenti, 149 per l'esattezza, 66 reattori in costruzione, 158 già programmati, 467 depositi di stoccaggio temporaneo e 154 depositi per lo smaltimento definitivo. Quindi una situazione estremamente dinamica ancora, quindi molti reattori in funzione, molti in costruzione, molti dismessi. Cosa stiamo facendo per mantenere in maniera sicura e non impattante per l'ambiente queste scorie prodotte dalle centrali nucleari? Per poter rispondere a questa domanda vediamo un attimo nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Allora, quando parliamo di rifiuti radioattivi nella centrale dobbiamo distinguere tre livelli di attività. Attività si intende qual è la quantità di radiazione sostanzialmente che un determinato rifiuto emette. Allora abbiamo che la quantità di rifiuti di basso livello, che corrisponde a circa il 90% del volume di scorie prodotte dalla centrale, contiene circa l'1% di radioattività. Cosa sono, per esempio, i rifiutti di basso livello? Gli indumenti usa e getta che utilizzano gli operai di una centrale nucleare per maneggiare il materiale radioattivo, quindi i rivestimenti di sicurezza. Poi abbiamo un 7% di volume per il livello intermedio, con cui si raccoglie circa il 4% totale di radioattività, e questo per esempio sono tutti i materiali di incamiciatura dei combustibili oppure le strutture metalliche che sono a contatto con il nocciolo del reattore. E poi abbiamo i rifiuti di alto livello, che sono il 3% del volume, ma contengono il 95% di radioattività, e questo è il combustibile esausto. Sono le colonne, quindi i cilindri di combustibile, che al termine del loro utilizzo, dopo un anno e mezzo o due, devono essere sostituiti. A seconda del livello di attività, li possiamo classificare le scorie, ma anche le dobbiamo classificare in base ai tempi di decadimento. Abbiamo alcuni rifiuti che decadono, quindi raggiungono il valore di radioattività paragonabile a quello ambientale nell'arco di pochi mesi o anni. Alcuni rifiuti ci impiegano decenni o centinaia di anni, altri migliaia di anni. Ovviamente questi tipi di rifiuti richiedono stoccaggi differenti, hanno una pericolosità differente e devono essere quindi considerati in maniera diversa. Quello che ci, tra virgolette, preoccupa maggiormente ovviamente sono i rifiuti ad alta attività. Allora vediamo di che numeri stiamo parlando. Allora, una normale centrale ad acqua pressurizzata, che è la centrale tipica, corrisponde a quasi il 70% delle centrali attualmente in funzione sono di questa tipologia, con una produzione di circa 1 gigawatt, okay, produce mediamente ogni anno 25-30 tonnellate di scorie ad alto livello petrificate. Il volume è quello pari a circa 3 metri cubi. Quindi è una quantità che dal punto di vista operativo della singola centrale è gestibile, però richiede ovviamente delle opportune considerazioni.
facciamo una valutazione sull'utilizzo della centrale da parte di un singolo cittadino, cioè quante scorie produrrebbe un cittadino medio del mondo se vivesse esclusivamente di energia nucleare, sarebbe una quantità tenibile in una mano con un volume pari circa quello di una lattina di una milita, quindi 0,3 litri. Teniamo bene in mente questo numero perché poi lo dovremo confrontare con qual è invece l'uso di risorse che facciamo utilizzando altre fonti di energia. Cosa contiene questa lattina? Allora abbiamo che il 95% del combustibile esausto è uranio. Uranio non più utilizzabile direttamente per la combustione perché prevalentemente uno degli isotopi dell'uranio, non quello fissile ma quello fertile, abbiamo circa un 5% di altre sostanze che quindi contaminano il combustibile, che sono gli elementi cosiddetti attinidi, cioè sono degli elementi tra cui appartiene anche l'uranio, ma che vanno dal numero atomico 89 al 103, il più importante dei quali è il plutonio in termini di pericolosità dal punto di vista della radiotossicità. Abbiamo alcuni prodotti di fissione a vita lunga, prodotti di fissione a breve vita e una parte consistente di prodotti stabili, cioè che non emettono radioattività. Radiotossicità e radioattività sono due concetti diversi che è importante distinguere. Allora, la radioattività è legata al tasso di radiazioni che un elemento emette nell'ambiente. La radiotossicità è dovuta al fatto che elementi chimici diversi con lo stesso tasso di radioattività possono avere una maggiore o minore pericolosità sull'organismo, perché senza entrare in dettaglio, ma probabilmente sapete il tipo di radioattività che un elemento può avere, sono diverse le particelle alfa, beta e gamma che hanno degli impatti sull'organismo diversi. Allora, in questi due grafici mettiamo in evidenza come quanto tempo ci voglia affinché un elemento di combustibile esausto ritorni ad avere lo stesso livello o di radioattività o di radiotossicità dell'uranio naturale, quello che noi troviamo in piccole percentuali nel terreno. Allora, se parliamo di quindi livelli di radioattività, abbiamo che il totale dell'attività emessa dal nostro combustibile raggiunge i livelli dell'uranio, cioè di questa barra nera orizzontale, nell'arco di circa 10.000 anni. Quando parliamo di radiotossicità, i tempi sono molto più lunghi perché nel lungo andare è prevalente la radioattività dovuta al plutonio, questa riga blu, che ha una vita media molto lunga, dell'ordine dei miliardi di anni, quindi il valore di radiotossicità complessivo si raggiunge quando sono passati circa 250.000 anni. Cosa dobbiamo fare di questo combustibile? La parola, diciamo, la tecnica utilizzata prevalentemente è quella dello stoccaggio. Cosa si intende per stoccare delle scorie radioattive? La definizione c'è data dalla IAEA, cioè l'organismo internazionale che si occupa di nucleare nel mondo. Si intende l'isolamento completo del materiale dalla biosfera, dall'ambiente. Quindi non deve esserci possibilità per una scoria, per quindi il rifiuto radioattivo stoccato, di contaminare il terreno. Questo cosa significa? Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, di cui abbiamo parlato prima, significa fare in modo appunto che la popolazione presente e futura non sia afflitta, okay, da contaminazioni ambientali dovute alle scorie radioattive. Noi dobbiamo prenderci cura di ciò che abbiamo prodotto finché ciò non sia un problema per le popolazioni future. Fino a quando? Fino a quando queste scorie non avranno raggiunto un livello di radiotossicità compatibile con quello dell'ambiente circostante. Nel caso dei rifiuti ad alta attività, questo è un problema perché l'ho visto, stiamo parlando dell'ordine di migliaia, decine di migliaia di anni, quindi potrebbe essere necessario l'utilizzo di un deposito geologico, cioè essere sicuri che noi metteremo lì le cose e lì rimarranno senza che venga compromesso nel tempo il loro isolamento dal resto dell'ambiente. Domanda: una soluzione accettabile? Possiamo o dobbiamo fare di più? Allora vedremo più avanti che le strade percorse dai paesi in questo caso sono diverse ed è una questione comunque sulla quale ci si deve confrontare dal punto di vista economico, tecnologico e ambientale.
Facciamo un passo indietro, però non arriviamo direttamente allo stoccaggio delle scorie, vediamo che percorso fanno. Allora, il primo posto dove vengono deposte le scorie dopo essere state impiegate all'interno dell'impianto, scusate, guardo l'ora, ok, sono le piscine, ok, sono delle vasche messe solitamente in prossimità degli impianti nucleari, dove vengono depositate, perché in piscina? Perché sono ancora, emettono ancora non solo radioattività ma anche calore, e quindi è necessario un sistema di dissipazione affinché ciò non renda la situazione termicamente instabile. Dopodiché, quando il valore di radioattività è sceso a livelli tali da non richiedere un raffreddamento costante, abbiamo che le scorie vengono deposte in magazzini temporanei di stoccaggio, spesso sempre in prossimità di centrali, poi vengono rinchiuse in sistemi di contenimento più massicci, dopo aver fatto anche un processo di vetrificazione, in maniera tale che il materiale radioattivo venga sostanzialmente depositi temporanei o depositi definitivi in attuale costruzione, quelli blu, in esercizio quelli verdi, rossi quelli che hanno raggiunto il contenimento massimo e quindi sono stati sigillati e chiusi. Vedete come la distribuzione ovviamente ricalca una concentrazione maggiore là dove ci sono i paesi che utilizzano l'energia nucleare ancora oggi per produrre elettricità, quindi la Spagna, la Francia, la Germania, la Repubblica Ceca, i paesi nordici, l'Inghilterra. L'Italia non ha ancora un sito, ma dopo ne parleremo. Qui faccio vedere solo una carrellata di depositi. Questo è il deposito geologico in costruzione in Finlandia, dove c'è una struttura in superficie e in più in previsione, in fase di costruzione, tutta questa serie di gallerie sotterranee con sistemi di movimentazione automatici che permettono di depositare questi elementi di rifiuto radioattivo ad alta attività. Questo è il Cabril, il deposito spagnolo. Questa è la struttura in superficie, qui non è interrato nulla, un deposito per rifiuti di media attività o bassa attività, quindi richiedono soltanto questi moduli di cemento all'interno dei quali sono deposti gli elementi di combustibile. Questa invece è la modalità di conservazione degli elementi a bassa attività. Questo è un deposito olandese che era interessante da rappresentare perché è considerato uno dei depositi esteticamente più moderni o comunque che ha ricevuto una serie di complimenti per la struttura. È un capannone in una regione industriale dell'Olanda. L'Italia è da anni che parla di costruire il proprio deposito, c'è un progetto Sogin è una società interamente a capitale pubblico che sta provvedendo a elaborare il progetto definitivo sulla base di una serie di possibili centri
di possibili località che sul territorio italiano rispettano delle certe caratteristiche e requisiti. In cosa consisterà deposito SOGIN? Una serie di moduli, e quindi i rifiuti radioattivi già trattati e elettrificati, con tre livelli di protezione: una prima struttura di calcestruzzo nella quale sono immessi, una seconda struttura, quindi un modulo di calcestruzzo che andrà a comporre una serie di, come un Lego, questi cubi all'interno di edifici armati nuovamente in cemento e calcestruzzo, che verranno poi ricoperti a formare una, sostanzialmente una collina all'interno del quale sono deposte le scorie prodotte dall'Italia nel corso degli ultimi decenni. Un altro deposito radioattivo, di rifiuti radioattivi che vi voglio mostrare è questo, l'isola di Langøya in Norvegia. È uno stoccaggio di ceneri radioattive provenienti da vari settori dell'industria manifatturiera, della combustione dei rifiuti urbani. Perché la mostro? Perché è una cosa che non tutti sanno è come le attività industriali dell'uomo producano rifiuti radioattivi, non solo quelle legate alla filiera della produzione di energia nucleare. Questo è un deposito temporaneo, okay, a cielo aperto, delle ceneri prodotte appunto dalla combustione e dalle attività industriali. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei NORM, anzi dei TENOM, Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials, cioè sono i materiali radioattivi che hanno un valore di radioattività superiore alla radioattività naturale che derivano dalle attività industriali dell'uomo. L'uomo, facendo certi manipolazioni dei materiali, spesso i materiali da costruzione, può determinare in certi contesti un'aumentata concentrazione di radioattività rispetto a quella naturale. Quali sono i principali settori coinvolti? Ho cerchiato quelli legati all'energia, perché ciò di cui parlerò più in dettaglio nelle prossime slide. Il settore carbonifero e il settore del petrolio e del gas. Ritornano i nostri combustibili fossili nelle fasi di estrazione, combustione e raffinazione. Ci sono poi il settore metallurgico, minerario, fertilizzanti, le costruzioni, quindi materiali da costruzione e anche quelli da riciclo. Sono materiali su cui solo da pochi anni ci si sta interrogando su come debbano essere trattati, stoccati, monitorati, perché emettono radioattività nell'ambiente. Per esempio nel settore carbonifero abbiamo che se il carbone ha un valore di radioattività paragonabile a quello del terreno, quindi della crosta terrestre, le ceneri che derivano dalla combustione del carbone hanno un valore 10 volte superiore. E gli studi dicono che a parità di energia prodotta, la radioattività dispersa nell'ambiente, sottolineo questo, dispersa nell'ambiente, da una centrale a carbone è mediamente 100 volte superiore a quella di una centrale nucleare, cioè la radioattività che una centrale nucleare nel suo ciclo di vita emette dalla culla alla tomba. Perché? Lo vedremo dopo, perché questo è consentito. Stesso discorso vale per il settore del petrolio e del gas. Qui la maggior parte dei materiali radioattivi sono quelli che si evidenziano nelle incrostazioni delle tubature. E quindi in questo caso qui non abbiamo dispersione nell'ambiente, però sono delle fonti di radioattività con le quali i lavoratori del settore appunto del petrolio e del gas devono avere a che fare. Lo stoccaggio di queste croste che vengono prelevate dalle tubazioni devono essere fatte in maniera tale da non contaminare l'ambiente. Sono incrostazioni da ricaduta di materiali di solfato di bario e di stronzio che nelle determinate condizioni di pressione nelle quali il gas scorre o nelle strutture appunto di estrazione fanno sì che ci siano queste sostanze con una concentrazione di radioattività superiore di nuovo a quella dell'ambiente. Altre immagini che mettono in evidenza altre situazioni appunto sempre relative al settore del petrolio e del gas che richiedono accorgimenti proprio per la produzione di queste tonnellate di scorie radioattive. Questa è l'ipotesi di un deposito in costruzione in Norvegia che si prevede che sia quello nel quale tutta la filiera di attività legate al settore energetico del petrolio e gas europeo andranno a confinare nei prossimi anni questo tipo di materiale. Quali sono le perplessità sui NORM?
Allora, il problema più grosso è che attualmente non c'è un'armonizzazione delle normative. Allora, ogni paese ha i suoi limiti, c'è ovviamente una maggiore consapevolezza nel minimizzare l'impatto sull'ambiente, però attualmente buona parte dei norme ancora non vengono stoccati. Stiamo parlando di comunque materiali radioattivi con bassi tempi di decadimento, ma con valori di radiotossicità assolutamente non trascurabili, soprattutto perché dobbiamo valutare i volumi di quantità che vengono dispersi nell'ambiente. Si stima che ci siano 280 milioni di tonnellate annue di ceneri di carbone che non sono, dal punto di vista normativa, vincolate a nessun tipo di stoccaggio, vengono semplicemente messe in buchi nel terreno, andando così a contaminare con una quantità di materiali radioattivi superiore a quella che ci si dovrebbe aspettare. Un'altra problematica è quella del doppio standard. La maturità della normativa mondiale relativa al settore nucleare ha portato a dei limiti molto stringenti sul trattamento delle scorie radioattive sia di basso, sia di medio, sia di alta attività. Questo stesso standard non è adottato per i materiali radioattivi derivanti appunto dal settore dell'olio e gas. Questo fa sì che ci sia questa contraddizione per cui un pezzo di materiale di cui non sappiamo la provenienza ha determinati limiti di legge se proviene in realtà dal nucleare, se prendo lo stesso materiale ma venisse dalla filiera del gas e del petrolio ne sarebbe consentito il maneggiamento. Si parla di valori di circa 30 volte superiori dei limiti di legge per quanto riguarda i normali norme rispetto a quelli ai materiali radioattivi da centrale nucleare. Questa è una situazione che crea ambiguità nel settore energetico perché, appunto, ripeto, materiali con lo stesso livello di radioattività, della stessa tipologia, un pezzo di metallo, può essere considerato fuori legge o a norma a seconda della provenienza, non del fatto che abbia o no un determinato impatto sull'ambiente. Domanda: è possibile chiudere il ciclo del combustibile nucleare? Ci si sta lavorando, se ci sono alcune attività già in corso, degli studi che sono stati portati avanti, alcune centrali già utilizzano parzialmente le scorie radioattive senza indirizzarle direttamente a centri di deposito, ma le impiegano. Perché si fa questo? Perché effettivamente il combustibile nucleare esausto ha ancora delle potenzialità. Ma soprattutto è possibile da questo combustibile ridurre la pericolosità, per esempio riducendo la formazione del plutonio, che abbiamo visto è l'elemento che a lungo tempo può determinare più alti livelli di radiotossicità, e bruciando quindi quello già prodotto, oppure facendo delle trasformazioni nucleari, le trasmutazioni di tutti quei materiali, gli ettilidi minori che hanno valori di attività a lungo termine ancora elevati. Alcune tecnologie sono già impiegate, ci sono i reattori a neutroni veloci, ci sono i ripieghi del plutonio nel combustibile MOX, questa è per esempio la scelta che ha fatto la Francia, quella di riutilizzare parte del plutonio prodotto dopo aver trattato le scorie per reimpiegarlo nelle centrali nucleari mescolandolo con l'uranio impoverito. Ci sono ulteriori studi in atto in fase avanzata. Qual è la prospettiva? È quella di avere centrali di quarta generazione nelle quali appunto potrebbe non essere più necessario avere a disposizione per i singoli paesi o per le comunità internazionali un deposito geologico, perché se noi siamo in grado di reimpiegare il plutonio prodotto in una nuova centrale nucleare, la quantità del plutonio diminuisce di ordine di grandezza e a sua volta anche la radiotossicità complessiva delle scorie residue. La partizione è la separazione del combustibile, appunto, come dicevo prima, nelle varie componenti. La trasmutazione è il bombardamento del plutonio per ridurne la quantità. Cito solo uno dei tanti esperimenti in corso, dei progetti finanziati dall'Unione Europea, il progetto ACCET, che sta proprio studiando con che modalità manipolare le scorie per ridurne la radiotossicità. La riga azzurra è la curva che si può ottenere, appunto, e vediamo come siamo in grado di passare dai 250.000 anni ad alcune centinaia di anni. Questa è la strada promettente perché ci permette di non avere più scorie che hanno tempi di decadimento tali da richiedere il deposito geologico.
Non parliamo solo di riutilizzo per eliminare il plutonio, ma anche perché il 95% dell'uranio che noi abbiamo nelle scorie può essere impiegato appunto per come dire, strizzare ulteriormente, ricavare energia che adesso sostanzialmente mettiamo da parte. Noi siamo in grado di sfruttare il combustibile dell'uranio solo per il 5%, il 95% cosa ne facciamo? Allora, come ho accennato prima, un'idea è quella di reimpiegarlo in un secondo reattore, appunto mescolando parte di questo uranio con il plutonio. Idee alternative sono tuttora in corso, una di queste è il cosiddetto reattore adiabatico. L'idea è quella di avere dei mix di combustibile nucleare tali che la quantità di plutonio che viene prodotta è la stessa di quello che viene bruciata. In questo modo diminuisce progressivamente la quantità di combustibile utile per la combustione, per la reazione nucleare, ma la quantità di plutonio prodotta è a saldo zero. Questa è la strada che sta percorrendo l'ENEA in una serie di studi per questo tipo di reattore di quarta generazione. Passiamo adesso all'ultima parte della presentazione, quella sull'utilizzo delle risorse naturali. Allora, abbiamo visto l'utilizzo delle risorse naturali dell'uranio, come questa lungo tutto il percorso venga trattata fino al suo stoccaggio finale. Quali sono le altre risorse che noi impieghiamo per produrre energia? Allora, un brevissimo accenno, avevo detto prima di ricordarvi della famosa lattina d'uranio, come la confrontiamo con il resto delle fonti energetiche che noi impieghiamo. Allora, considerando il fabbisogno energetico medio di un essere umano, vediamo che se noi utilizziamo per tutta la nostra vita uranio, avremo come quantità poi di uranio come combustibile pari al contenuto di circa una pallina da golf. Se dovessimo invece utilizzare sempre solo gas naturale, dovremmo utilizzare nella nostra vita 56 autocisterne. Se volessimo usare il carbone, dovremmo usare 3200 tonnellate di carbone, pari circa alla massa di 800 elefanti. Se volessimo invece accumulare tutta l'energia che noi consumiamo in un'unica enorme batteria elettrica, allora vediamo che la batteria, se usiamo la tecnologia attuale, cioè quella delle batterie delle automobili, dovremmo avere una batteria larga quanto la base dell'ascensore più grande del mondo, con 13 degli edifici più grandi del mondo impilati uno sopra l'altro, cioè dovremmo avere una batteria con una superficie di circa un paio di metri quadrati alta 13 km. Questa è la dimensione in termini volumetrici di una batteria che conservi tutta l'energia che noi dobbiamo consumare da quando nasciamo a quando lasciamo questo mondo. Queste sono le densità energetiche. Ovviamente densità energetiche che si traducono in densità di materiali, no, densità, in quantità di materiali che noi dobbiamo utilizzare e quindi prelevare dall'ambiente a parità di energia prodotta. Allora qui vediamo chiaramente che fonti di energia diverse richiedono risorse diverse in termini di metalli. Abbiamo quindi centrali quale il carbone, il gas, il nucleare, la biomassa, che richiedono una quantità inferiore alle 2000 tonnellate per terawattora prodotti. Abbiamo fonti quali l'idroelettrico, l'eolico, il fotovoltaico e il geotermico, che richiedono risorse più ingenti, di circa un ordine di grandezza. Qui parlo di materiali comunemente disponibili nell'ambiente con prezzi più o meno elevati, ma sostanzialmente sono materiali di cui abbiamo larga disponibilità. Esiste però tutta una problematica relativa a quei materiali che, pur essendo necessari in piccole quantità, hanno una loro criticità per quanto riguarda la disponibilità nell'ambiente. Parliamo di alcuni metalli relativi al settore delle terre rare. Allora, esistono una serie di studi portati avanti sia dalla Comunità Europea sia dagli Stati Uniti che ha cercato di mettere in evidenza dei livelli di rischio per questi materiali in ottica di una produzione elettrica il più possibile compatibile con la sostenibilità ambientale, economica e sociale di cui parlavo prima. Allora, l'Unione Europea ha evidenziato questi 5 elementi che, sulla base di una serie di criteri, sono considerati a elevato rischio, quindi sono elementi critici. Critici in che senso?
critici perché possono avere difficoltà di reperimento nel futuro per motivi di ordine economico, di disponibilità, di distribuzione sulla crosta terrestre, possono essere più o meno presenti nel territorio. Analogo studio riportato dalla comunità, dagli Stati Uniti. Perché sono metalli critici? Perché sono materiali che sono ritenuti necessari per una serie di parti utilizzate negli impianti eolici e fotovoltaici, soprattutto. Quindi le nuove tecnologie che richiedono materiali di questo tipo, anche, non parlo solo di questo, ma se ci allarghiamo è per tutta la nuova tecnologia, quindi il settore dell'informatica e dispositivi elettronici utilizzano questi materiali. C'è un quasi monopolio di fornimenti dalla Cina e qui rappresento l'immagine di uno dei luoghi più inquinati al mondo, il lago di Baotou, che associo in questa un po' provocatoriamente alla quantità di pannelli che sono stati installati in Europa negli ultimi anni, nel 2011 in particolare, in proporzione a quelli che noi abbiamo importato dalla Cina. Nel 2011 22 gigawatt installati, 17,6 provenivano appunto dalla Repubblica Cinese, per un valore pari all'80%. Allora, dato che i pannelli sono di produzione cinese, noi dobbiamo tenere conto che i materiali provengono da un paese che ha degli standard ambientali diversi dalla comunità europea. La Cina possiede il 48% dei giacimenti di terre rare, l'80% proviene proprio da una miniera che utilizza quella regione, il lago di Baotou, come sostanzialmente come discarica a cielo aperto dei materiali di scarto, di estrazione di questi materiali, con potenziali ed effettivi, perché di fatto così è in questo esempio, danni ambientali. Una parola anche sul ciclo di vita appunto delle centrali elettriche diverse da quelle appunto termoelettriche, e quindi di quello di cui ho parlato prima, è un problema che può emergere nel nostro paese in Europa fra 15-20 anni, quello dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici. C'è una normativa italiana, quindi non c'è un vuoto normativo, la normativa classifica gli impianti sulla base della potenza installata e quindi distingue gli impianti domestici con potenza inferiore a 10 kW, impianti professionali per i valori superiori. Vedete che il conferimento delle due tipologie di impianti è diversa, si parla di centri di raccolta, quindi la discarica comunale per quanto riguarda i pannelli casalinghi, invece sarà a carico dei produttori per quanto riguarda quelli industriali. Perché parlo di un tempo di 15 anni? Perché fra 15 anni ci sarà la prima ondata di pannelli, quelli che sono stati installati tra il 2009 e il 2014, che è il 90% dell'intero parco, no 90, forse anche di più, 95% dell'intero parco fotovoltaico italiano ha questa vita adesso, è inferiore ai 5 anni. Dato che la vita media di un pannello è di circa 20 anni, dobbiamo aspettarci nell'arco di pochi anni questo boom, la necessità di smaltire più di 500.000 impianti. Allora, è tutto gestibile, non sono materiali potenzialmente pericolosi, ma sappiamo bene quanto sia diciamo un'abitudine molto italiana quella di smaltire le cose non dove andrebbero fatte. Quindi attendiamoci fra una quindicina d'anni di avere l'occhio attento affinché questi pannelli concludano la loro vita nella maniera opportuna. Velocissimo il discorso dell'acqua, è un'altra risorsa che richiede un impiego. Qui ovviamente non si parla di acqua che viene resa inquinata, però è comunque una risorsa che viene impiegata dalle varie centrali, soprattutto nel periodo di operatività, che sono queste barre verdi, quindi ovviamente il nucleare o comunque tutte quegli impianti termoelettrici che richiedono un raffreddamento o impiegano l'acqua come elemento per il trasporto di energia termica, devono essere costruiti in prossimità di corsi d'acqua con impatti che possono essere più o meno elevati dal punto di vista dell'ecosistema. La temperatura dell'acqua non deve essere, per esempio, superiore a un certo valore in uscita dalle centrali per evitare variazioni degli ecosistemi fluviali. È una cosa che è tenuta sotto controllo, ma va comunque segnalata. Ultimo argomento, consumo del suolo. Come avevo detto prima, le centrali elettriche, i sistemi di produzione hanno la loro densità e questa si ripercuote su quanto suolo noi impieghiamo per soddisfare i nostri bisogni elettrici.
Questa collina la conoscete, ci abbiamo aggiunto qualche, la collina di Windows XP, ci abbiamo aggiunto qualche pala eolica, qualche centrale termoelettrica sullo sfondo. Vediamo quali sono i termini numerici. Allora, questo è l'andamento del consumo del suolo in Italia nel corso degli ultimi 50 anni. Passiamo da un consumo medio inferiore al 3% circa raddoppiato, cioè il 6% del territorio italiano è occupato da cose, da installazioni umane. Cioè parliamo prevalentemente di edifici, strade, industrie. Qua ho segnalato, beh, è importante notarlo perché è la quantità che è cambiata di più nel corso degli ultimi solo 5 anni, l'utilizzo di campi fotovoltaici a terra. Quindi c'è stata una quintuplicazione dei terreni utilizzati ad uso esclusivo di pannelli fotovoltaici. Comunque parliamo di valori molto piccoli, che è un 0,5% di quel 6% precedente. Quali sono anche qui i parametri da valutare? Non è facile capire quanto spazio occupa un sistema di produzione elettrica, perché come nei casi precedenti, anche qui dobbiamo valutare non solo l'impianto in sé, ma anche le miniere, le linee di trasmissione, quanto spazio occupato per gli stoccaggi. Quindi è una valutazione estremamente complicata, con una disomogeneità pazzesca dei dati a nostra disposizione. Ed è da notare anche che ovviamente l'uso del suolo non necessariamente implica che l'uso sia impattante dal punto di vista dell'inquinamento. Può essere impattante se l'uso è fatto male, cioè se noi utilizziamo un terreno precedentemente occupato da da alberi che permettevano a quel terreno di essere permeabile e dopo non lo sono più perché ci abbiamo messo del cemento sopra, allora in quel caso c'è un certo tipo di impatto, ma non è detto che sia così. Il discorso è per il fotovoltaico, per esempio, un conto è mettere un pannello sul tetto di casa, in quel caso non occupiamo suolo in più perché è un suolo già occupato dal tetto. Diverso il discorso se noi invece eliminiamo un appezzamento verde per sostituirlo da pannelli, come questo esempio di un campo eolico californiano. Lo stesso vale per i pannelli eolici. Il fatto che ci sia un pannello eolico non vuol dire che noi non stiamo facendo comunque un uso alternativo di quel terreno. L'eolico può perfettamente convivere con la vita agreste, con l'allevamento, con la coltivazione. Per quanto riguarda le centrali termoelettriche, dobbiamo tenere conto che i sistemi di produzione sono magari limitati, ma comunque occupiamo vasti terreni, molto banalmente anche solo per il parcheggio dei dipendenti. Quindi anche qui, conto o non conto il parcheggio, la strada, la mensa degli operai? Sì, si conta, però come lo riesco a valutare? Non è facile. Infatti, gli studi, ne ho riportati tre, riportano numeri molto diversi per la stessa fonte di produzione. Per esempio, i pannelli fotovoltaici, si parla per uno studio McKay che parla di 5 watt per metro quadro, oppure 20, un range che dipende da dove vado a mettere il pannello. Il Dipartimento di Energia americano parla di un range che va da 17 a 100. Ovviamente più alto questo valore, più è meglio, vuol dire che produciamo tanto occupando poco spazio. Un altro studio riporta un valore di 20. Sono quindi dei numeri che possono permettere di dare un'idea, però non ci danno un'indicazione esatta, perché dipende sempre dal contesto. Però sono comunque dei numeri che, come prima, ci permettono di fare un conto della serva. Allora, prendiamo dei valori medi, consideriamo qual è la densità di potenza poi impiegata dai vari paesi. Per esempio, consideriamo l'Italia, si trova sostanzialmente in questa regione. Si trova vicino a questa linea, che non so se la vedete, è quella di tutti i paesi che hanno un consumo energetico di un watt su metro quadro. Ok, quindi vuol dire che se noi ci troviamo in questa zona, di questo grafico bidimensionale, noi, considerando l'estensione del nostro territorio e quanto consumiamo come complesso di nazione, noi avremo bisogno di produrre un watt per ogni metro quadro presente sul nostro terreno. Allora, confrontiamolo con la densità di potenza e facciamo un po' di conti. Allora, io ho cercato di fare i conti un po' meglio, viene 0,8. Quanto terreno dovremmo occupare, conoscendo la densità della produzione delle varie fonti, per poter soddisfare il nostro fabbisogno attuale? Abbiamo che con l'eolico dovremmo occupare il 40% del nostro territorio. Se noi usassimo il fotovoltaico con valori medi di 20 watt su metro quadro, il 4%. Confrontiamolo con quel 6% che già c'è, ovviamente tenendo conto che il fotovoltaico lo possiamo mettere anche sopra i tetti. L'idroelettrico l'8%, il biomassa dovremmo
occupare sostanzialmente tutto il nostro territorio di elementi naturali da farne combustione per produrre energia, l'1% per le centrali termoelettriche. Quali sono le conclusioni in tutta questa carrellata? Spero di non avervi invaso di numeri, però era per riportarvi alla vostra mente quanto ho detto poco più di un'ora fa. Ok, il problema è complesso, ci sono una serie di fattori, io ne ho visitati soltanto una parte, quelli legati direttamente all'impatto ambientale. Ricordiamoci che c'è poi tutta la questione economica e sociale. Non esistono soluzioni semplici, questo non ci deve però scoraggiare. Ok, non ci sono soluzioni perfette, io l'unico suggerimento che posso dare è quello che forse il segreto è trovare il giusto mix. Qual è? Bisogna pensarci, più una sana dieta, forse pensare che, appunto, come avevo mostrato prima, forse consumiamo un po' troppo rispetto alla media mondiale, dobbiamo pensare anche a consumare bene, a consumare meglio, e questo ci renderà probabilmente, con un po' di ottimismo, possibile consegnare il nostro mondo alle generazioni che ci seguiranno. E ho finito, grazie.